Marco Pompeo, sono un pensionato, un ex metalmeccanico. Prima di iniziare volevo ricordare purtroppo l'ennesima tragedia successa insomma, nella diga di Emilia Romagna, dove tantissimi morti anche questo giro. Nel ricordare questo fa dispiacere il fatto che per ora parliamo di quando si supera 2 o 3 morti, ma ogni giorno muore qualcuno e praticamente passa sotto mano questo. Quindi noi come alleanza, io personalmente, abbiamo, diciamo, a parte il ricordo di queste persone, combatteremo per far sì che queste cose non succedano. Ora basta davvero, insomma. I punti principali del vostro programma. Ma innanzitutto dobbiamo cercare di riportare il pronto soccorso all'ospedale Sera Historia. La critica che facciamo è il fatto che comunque, anche se è una scelta regionale, l'amministrazione che ha guidato questo comune fino ad ora non si è, almeno sulla carta, secondo me, non ha fatto niente per far sì che questo non succedesse. Poi sicuramente ci sarà un ammocchio di riguardo all'ambiente, sul discorso che pianteremo, sulla possibilità di piantare alberi, vicino all'autostrada, alle ferrovie, che oltre che rendere un po' di aria respirabile anche per l'inquinamento acustico. Sicuramente il lavoro, purtroppo nei territori come tutta Italia il lavoro sta mancando, i fabbriche chiudono, e più che altro quello che dispiace è che non c'è, queste persone che rimangono senza lavoro non sono seguite o comunque non hanno sussidi adeguati, specialmente le persone che perdono lavoro a circa 50 anni. Non sanno a chi rivolgersi più. E quindi anche, diciamo, far sì che ci sia un aiuto economico per le famiglie che hanno bisogno, sia per, diciamo, per gli ultimi come sempre, ci sia sia un aiuto economico ma anche un sostegno, secondo me, psicologico, perché si ritrovano veramente ora gente che va alla Caritas a cercare qualcosa da mangiare, gente che ora, come dicano ora, praticamente è diventato povero l'operaio, che è stipendiato.